Buongiorno, buongiorno amiche e amici, eccoci arrivati al video di oggi. Facciamo la stesura e precottura dell'impasto tricolore, quindi ci vediamo ancora un po' di stesure e di precottura e facciamo le due cosine un po' particolari che avevo promesso. Ok, andiamo subito perché le palline stanno correndo. Allora, quindi farò una pinza e una teglia, quindi farò due pinze, una verde e una rossa, e poi invece una teglietta, sempre quelle piccoline, sempre una verde e una rossa. Allora, intanto vi faccio vedere, guardate che belle che sono le palline, che belle pagliettone. Allora, ho notato una cosa, che l'impasto con la spirulina corre molto di più degli altri impasti, quindi evidentemente c'è qualcosa all'interno che lo fa spingere, quindi aiuta a vedere che questo qua, questo rosso, è anche ancora troppo tenace rispetto a quello con la spirulina. Adesso me li sono stesi. Vedete, guardate la differenza, questo è ancora molto tenace rispetto a quello verde, quindi se vi capita una cosa del genere dovete lasciarlo riposare un pochino e poi vi date ancora una piccola spinta. Ecco qua. Adesso mettiamo il solito filino d'olio e andiamo a cuocere. Eccole qua le prime due, la verdona e la rossona già la conoscete, la verdona. Ora queste qua le metto a raffreddare, così meglio, un po' d'olio. Adesso per la teglia mi serve meno spolvero, perché non la devo allargare troppo, quindi metto meno spolvero. Poi questa verde veramente cerco di toccarla. No, queste qua verranno un pochino più fine come teglie, perché le ho fatte un po' più piccole. Mancano 40 grammi di pasta rispetto a quello che di solito metto. Però l'ho fatta apposta perché le voglio un pochino più fine. Interessante questo aspetto dell'alga spirulina che ha dato questo carattere molto morbido all'impasto. Questa, guardate, ancora devo ancora crescere, però ho dovuto per forza stenderla. Questa gli manca ancora almeno un'ora, invece quella con la spirulina è strafatta, proprio non fatta. Infatti questa la sto maltrattando un pochino, non posso fare altrimenti, la devo stendere per forza. Un pochino qui in mano. Ecco. Se la posta bene. Ok. Buono. Adesso pure questa qua se ne va
se ne vanno in forno. Ecco qua anche le due basi di teglia, ok? Anche queste le mettiamo a raffreddare. E adesso ci facciamo quella un po' particolare. Ok, adesso facciamo veramente l'esperimento del secolo, vediamo se questa cosa che mi è venuta in mente si riesce a fare. Ma vediamo, questo è il risultato della lievitazione di quelle tre palline messe una accanto all'altra. Adesso vediamo se riesco a tirarle fuori da qua, che rimangono unite. Adesso qua la cosa importante è rigirarlo sulla mano e poi rimetterlo a testa in su, ok? Quindi vediamo se ce la faccio. Allora, questo è andato, perfetto. Il risultato non sembra malaccio, forse migliorabile. Se per un attimo riesco a farla un po' meglio. Andiamo in cottura e vediamo lo scelto. Vedete qua, tre colori. Facciamoci pure quest'altra. C'è sempre quella, diciamo, quella piccola cosa che la spirulina viaggia veramente molto di più rispetto agli altri impasti. Ecco la seconda. Allora, eccole qua. Diciamo che l'esperimento è abbastanza riuscito. Devo soltanto modificare leggermente gli impasti, perché appunto la spirulina mi corre troppo rispetto agli altri due, quindi lei si stende bene e gli altri due si stendono male. Sono rimaste un po' piccine, non fa nulla perché tanto le utilizzeremo allo stesso modo. Però insomma l'esperimento è riuscito, ma va modificato, quindi buona la prima. Poi ci impegneremo per farlo meglio. Adesso invece veniamo a quello che è un altro esperimento, perché voglio fare un pane tricolore, ok? Allora, come avete visto nell'altro video, nel precedente video, ho fatto tre palline di 300 grammi che adesso dovrò andare a lavorare per poi unire e fare un pane tricolore. Farò un filoncino da 900 grammi, ok? Allora, vediamo come procedo.
metto un pochino di spolvero, parto dal verde, eccolo qua, vedete? Ok, metto un pochino di spolvero, lo stacco. E me lo faccio vedere in questo modo. Lo devo allargare un pochino, eh. Faccio la stessa cosa adesso con il bianco. Vedete, infatti, guardate la differenza, questo è ancora uno bello puntato, invece un altro è tanto sbragato, questo è proprio ancora duro. Guardate, non mi serve neanche da metterci, vedete? Infatti questo qua si lavora molto meglio. Lo potrei anche cilindrare e passare col mattarello, però non credo che ci sia la necessità. Questo è un impasto alto idratato, lo posso anche allungare io, insomma. Adesso glielo devo proprio mettere sopra. Stessa cosa farò con l'impasto rosso, vedete questo qua, stessa cosa, questo qua è ancora bello puntato, anche questo non credo che abbia bisogno, infatti, assolutamente. Tutto questo me lo vado ad appoggiare sopra, me lo allargo per coprire gli altri due. Lo spingo bene e adesso lo riesco a lavorare bene, perché comunque ha preso molta forza, no? Sono tre impasti insieme. Ora devo premerlo un pochino perché devo cercare di far aderire i tre impasti. E adesso non faccio altro che formare il filone. Stavolta però non andrò a chiudere come faccio di solito, lo lascerò aperto, quindi farò semplicemente un rotolino. Ecco fatto. Un bel pagnottone verde. Adesso questo qua me lo metto in teglia e lo lascio crescere nel tempo che serve. Sopra, come faccio di solito, ci metto sempre un pochino di olio. Posso pure spugnellare, ecco qua.
e poi sopra lo copro con una busta di queste qua. Queste sono la busta alimentare, così. Adesso lo lascio a temperatura ambiente, quel tanto che basti per farlo lievitare, e poi dopo lo cuoceremo. Quando lo cuocio, come al solito, farò dei tagli sopra e poi dopo lo metteremo in forno. Ok, eccoci qua, il pane, come vedete, ha più che raddoppiato. Vedete che l'olio che ho messo sopra mi ha permesso di togliere semplicemente, senza problemi, il film di plastica che avevo messo sopra. Ora qua vado a spruzzare un pochino di acqua, giusto per dare ancora più umidità, e poi vado a fare dei tagli. In modo che così, guardate che carino che è. Ok, adesso questo se ne va in forno, ho messo il forno a 230 gradi e poi dopo lo abbasserò. Allora, eccoci qua, il pane l'ho tirato fuori da circa una mezz'oretta, l'ho fatto freddare sulla griglia, l'ho messo in forno, come vi dicevo, al massimo a 230-240 gradi per un 20 minuti, poi l'ho abbassato a 180 gradi altri 20 minuti e poi gli ultimi 5 minuti li ho fatti fare con lo sportellino aperto. Come vedete è freddo, ma è bella crosta croccante, vedete che belli tagli sopra, molto 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 carino. Adesso ci facciamo il taglio in diretta e vediamo come risulterà all'interno. È ancora un po' timido, quindi eccolo qua, guardate che bellino che è, un bel pane bianco, rosso e verde, fa un buonissimo profumo qua. Sono proprio curioso di sentire il sapore. Ok ragazzi, continueremo più in là, faremo ancora altri impasti colorati, ci divertiremo un po' con un bel po' di pani, panini, focacce e cose un po' particolari. Vi ringrazio ancora per essere stati con me, ci vediamo sull'Accademia della Pinza Romana e sul canale YouTube, ricordatevi di iscrivervi, condividere, e grazie ancora per essere stati con me, ci vediamo su internet da qualche parte. Ciao ragazzi!